Non ti scordar di me è una coproduzione Media Web Channel e San Giuliano, orgoglio di Sardegna. Non ti scordar di me, 16ª puntata. La ricetta, Giovanni Fancello. Chiesa San Francesco, Padre Paolo. Museo del Corallo, Pietro Alfonso. Il dermatologo, Giampaolo Spano. La poesia, Chiara Murri. San Giuliano, orgoglio di Sardegna. L'azienda che ho scelto per i miei infissi e serramenti è Itabita. Ho immaginato la mia casa e insieme ai tecnici l'ho progettata e condivisa. Itabita, immagina, condividi e vivi. Anche in Sardegna, in tutte le province. Supermercati Vivo, vicini alla gente e Vivo Mio, la bottega del fresco. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Pane è la più gentile e la più accogliente delle parole. Scrivetela sempre con la maiuscola, come il vostro nome. Carmelo Ogiano e Delicious. Questo è un piatto di una semplicità estrema, ma di una bontà indescrivibile. Potete farlo per un giorno, per due giorni, per tre giorni, sempre buono. Comprate un pezzo di pesce spada, preferibilmente la parte della coda intera, non fatela a pezzi, ma un pezzo unico, facciamo 1,5 kg, perché proprio potete mangiarlo per tre giorni e vi sarà delizioso. Lo mettete dentro una pentola, lo condite con un bicchiere d'olio e un bicchiere di succo di limone. Io non metto neanche sale, a volte posso aggiungere una foglia di salvia. Questa pentola la coprite con una pellicola e la mettete dentro una pentola più grande con contenente dell'acqua, la mettete sul fuoco, gli fate raggiungere il bollore, ma appena che lo raggiunge abbassate la temperatura in modo che sobolla intorno agli 85 gradi, non di più. La fate cuocere a fuoco leggero, così, senza niente, per 1,5 ore. Tirate fuori la pentola, la fate riposare e iniziate a mangiarla tiepida. È una crema di pesce stupenda. L'indomani è ancora più buona. Padre Paolo, superiore della chiesa e del convento di San Francesco, un monumento cittadino importante e fra i più visitati in città. Ci può raccontare il percorso che è stato fatto negli anni di questo monumento e le migliorie che si sono effettuate proprio per invogliare i turisti a visitare questo luogo sacro? Diciamo che noi siamo tornati nel 50, perché alla fine dell'Ottocento eravamo stati così allontanati. E nel 50, con l'arrivo, abbiamo riavuto la chiesa che ci è stata data in donazione dalla confraternita della Santa Croce, e gli altri ambienti li abbiamo un po' riacquistati. Si è andati avanti cercando di riproporsi anche come presenza francescana, e negli anni 70-80 si è fatto un restauro abbastanza importante, un po' di tutto il complesso della chiesa, del chiostro. La cassa per il mezzogiorno mi pare che intervenne. Sì, la cassa, esatto. Per quello quindi
è stato utile perché si è potuto rimettere a posto un po' tutto il monumento che siamo riusciti a rimettere insieme, la sala convegni, quindi anche tutta l'abitazione, il convento dei frati, proprio per rendere stabile un po' tutta la struttura. Da allora diciamo che come presenza anche dei frati attraverso le associazioni, attraverso l'Ordine Francescano Secolare, gli scout che ormai diciamo che sono parte integrata, 70, sì. 75 anni che sono presenti qua a San Francesco, si è portata avanti un po' questa presenza, l'impegno spirituale francescano della nostra opera e poi anche esaltare un po' quella che è la struttura col restauro attraverso quello che è l'estate concertistica qui nel chiostro per poter valorizzare la struttura e anche l'acustica, un'acustica naturale spaventosa, credo, ad opera dell'arenaria. Così anche gli altri ambienti dove c'erano delle esposizioni di quadri. E diciamo che ultimamente abbiamo cercato di dare un po' più di significato a quello che era la presentazione anche del complesso, della chiesa, attraverso quello che è un ticket, ma un minimo ticket per poter offrire una guida, che adesso abbiamo una guida in 6 lingue, e per poter permettere anche ai turisti di poter fare un percorso e guidato, però anche con quel raccoglimento francescano che gli permette di gustare un po' tutte le bellezze che ci sono e la spiritualità del luogo. Sì, un po' tutto quello che è rimasto, magari perché poi anche nel restauro sono stati asportati quattro altari lignei di maestri algheresi. Del Settecento algheresi. Agius, Tempio, sono lì nella gallura, nonostante ci sia scritto che sono di proprietà dei frati minori conventuali, però senza dubbio la chiesa è stata privata di queste bellezze. Ancora ne rimangono 3 che sono un po' l'esempio dei maestri algheresi e credo che siano molto, molto particolari questi altari lignei portati via per dare il risalto un po' a come poteva essere la chiesa precedentemente senza questi altari del Settecento, solo che la chiesa da quando è stata costruita, poi con il crollo del 1593 ha subito dei cambiamenti, delle trasformazioni, una presenza del gotico catalano che la esalta e permette di essere una delle pochissime realtà presenti in Sardegna e quindi senza dubbio è visitata non poco. Ogni anno avete molti visitatori, mi diceva. Ogni anno sì, a parte vabbè, quest'ultimo periodo che è stato un po' drammatico per un po' per tutte le zone, per tutta l'Italia, sì. Abbiamo un movimento di circa 25-30 mila presenze che vengono e visitano il complesso e poi in più in questi anni abbiamo reso visitabile anche il campanile, l'abbiamo messo in sicurezza, quindi con tutto un passamano che permette l'accompagnamento, anche perché i gradini sono un po' fuori misura, sono 64 gradini, però è diciamo che è la bellezza di questo campanile, anche se non ha l'altezza di quello della cattedrale, è che questo è al centro proprio, nel centro storico, quindi permette di avere una visuale un po' particolare, a differenza del campanile o a differenza di quello della cattedrale o a differenza anche delle torri intorno. C'è un problema nel campanile, padre Paolo. Sì, sembra che abbia dato inizio al periodo della pandemia, e cioè l'anno scorso, il 3 marzo, è caduto, molto probabilmente perché
per incuria o perché comunque anche il campanile è anche parafulmine un po' per, diciamo, per tutto il centro storico, quindi anche per la città, importante per la città. Lo stesso anche il campanile è frutto dei restauri dell'80, 70-80, quindi ad un certo punto chiaramente con le intemperie, con il tempo, l'ha portato a cedere ed è caduto rovinosamente, meno male alla parte interna, quindi è caduto nel chiostro, nel secondo livello. Quindi non è stata esatto, però credo che non avrebbe causato danni proprio perché è rimasto attaccato al cavo del parafulmine, quindi sarebbe rimasto penzoloni. Però ecco, senza dubbio abbiamo il campanile che è senza la croce, privo della croce e privo poi anche di una utilità non solo per il nostro campanile, ma di utilità per la città del parafulmine. Ecco, padre Paolo, nelle chiostre di San Francesco, oltre a una serie di concerti che vengono fatti, c'è anche la sala convegni che viene utilizzata per tantissime manifestazioni. All'anno è una sala molto richiesta perché è una sala nel centro storico e anche questo insieme al piccolo alberghetto che fa, diciamo, che è esterno, è un attrattore turistico, certo, e non solo certo. Turistico ma anche cittadino. Ecco, come riuscite a regolare tutta questa movimentazione di persone, oltre al raccoglimento che necessita dentro una chiesa? La disponibilità, ripeto, quello che era stato già pensato anche nella ristrutturazione, il fatto di poterlo rendere come polo anche culturale, artistico, proprio perché sia il raccoglimento, ma il raccoglimento c'è in tanti momenti, come anche in questo, adesso, in questo sì, momento sì. E anche quando ci sono i turisti c'è sempre l'invito a fare una visita silenziosa, una visita diciamo anche raccolta, proprio per godersi e vivere quella che è la realtà francescana e spirituale del luogo. Però poi ci sono anche dei momenti che oltre il silenzio credo che sia importante e fondamentale anche il rapporto e le relazioni e quindi anche la dimensione culturale e artistica che riteniamo sia importante cercare di promuovere perché permette alla gente di incontrarsi, permette di creare creare e diffondere cultura, per cui davanti a quelle che sono le richieste si è disponibili per la sala convegni. Le richieste sì, sono tante. Cioè, gestire una chiesa, perché ci sono, ad Aghero ci sono tante parrocchie, no? Ci sono diverse parrocchie che hanno la chiesa e poi finisce tutto lì. Ma certo. È un po' più complesso, insomma, il lavoro di padre Paolo dentro, certo. Dentro questa struttura. Non è un lavoro che diciamo che viene scaricato solo su una persona o su una comunità, quanto piuttosto ci attorniamo di manovalanza, diciamo, e cioè di persone che lavorano per noi, dei dipendenti, e quindi diventa anche occasione di lavoro per diverse persone. Okay, fra gli scout, il chiostro, insomma, la sala convegni, e più tutto quello, insomma, tutto quello per le visite numerose. E quindi cioè, padre Paolo si trova un po' in mezzo a tanti fuochi. Sì, però con francescanamente riesce a gestire la capacità forse di cercare di gestire un po' quelle che sono le realtà, utilizzando e facendo in modo che possano esserci certamente delle persone che portano avanti queste cose. Primariamente per noi è l'impegno, dico, ecclesiale, l'impegno della gestione della Chiesa liturgicamente, spiritualmente, della gestione poi anche delle realtà associative che si muovono intorno a San Francesco, quindi gli scout
che ci sono ormai da oltre 75 anni, l'ordine francescano secolare che accompagna ed è il terzo ordine, diciamo, fondato da San Francesco, che è sempre stato presente, ha sempre affiancato i frati. E così poi ci sono gli scout adulti, c'è il MASCI, un gruppo biblico che si fa presente settimanalmente. Quindi senza dubbio diciamo che primariamente sono un po' queste attività spirituali di formazione e culturale e spirituale, e poi anche le altre attività attraverso la collaborazione di personale che chiaramente poi piano piano diventa un personale professionale che ci affianca e risponde a quelle che sono anche le esigenze del luogo, e quindi anche l'accompagnamento per le guide. Certe volte quando vengono dei gruppi e non singolarmente, e poi anche l'accoglienza per queste attività culturali che si svolgono, compreso poi un po' tutta l'estate musicale che vede 25-30 concerti l'anno che portano diversa gente, sì, che offrono un po' la serata alternativa per il turista, ma anche per l'algherese. Allora, Paolo, faccio una domanda, forse non bene. La prima volta che è venuto e ha saputo, anzi, di essere designato per venire a San Francesco, quali sono stati i suoi pensieri? No, perché vabbè, qualcosa l'avrà vista, l'avrà pensata. Io sono stato qua già precedentemente, sì. Sono stato nel 88-94, quindi i primi 6 anni del mio sacerdozio, proprio i primissimi, e devo dire che mi sono trovato particolarmente bene. Ho lavorato poi anche per come sono io, mi inserisco lì dove vengo mandato e cerco di avere come punto fermo l'obbedienza. Per cui poi quando sono stato ridestinato qua, ad opera tra l'altro poi fuori tempo, dico capitolare, perché per noi ci sono trasferimenti o cambiamenti ogni 4 anni, oppure nel quadriennio. Questa volta sono venuto prima perché il superiore per malattia era venuto a mancare, e quindi sono stato destinato qua periodo di novembre, e devo dire che per come mi ero trovato anche precedentemente, cioè non mi è dispiaciuto. Ma siete rimasti nell'ordine francescano ad Alghero? Ad Alghero siamo in 5 come frati, però ne abbiamo uno che soggiorna nella casa di riposo Sant'Agostino, e qua siamo in 4. Siamo in 4, chiaramente un po' soffriamo la crisi vocazionale a livello generale. Questo certamente non permette di intraprendere attività o impegno pastorale così avanzato o di prima linea, almeno per adesso. Per cui si tratta di cercare di mantenere un po' quello che abbiamo, cercare di così farlo crescere senza poterci allargare troppo, proprio per mancanza di nuove leve vocazione, e di frati giovani. Ecco, per concludere questa chiacchierata con Padre Paolo, come vede Padre Paolo proiettato più avanti, e anche come vede questa struttura? Ha necessità di qualcosa? Di che cosa? Perché a volte si entra in questi posti e sembra che sia tutto in ordine, però chi ci vive sa che cosa necessitano veramente in questi posti. Certo, beh, si nota che ha bisogno di non una rinfrescata, proprio perché dicevo prima l'arenaria si sta sfaldando. Il trattamento dell'arenaria è stato fatto 40 anni fa e quindi adesso richiede un trattamento, anche perché credo che l'arenaria abbia la necessità di un microclima che gli permetta di non sfaldarsi.
E per questo, ecco, io ho presentato anche alla sovrintendenza una richiesta per poter fare un sopralluogo e così vedere un po' com'è la situazione. Le perché la chiesa, insomma, senza dubbio, ad opera dell'umidità risalente, quindi tutto il pavimento ne sta soffrendo, sta subendo un po' un degrado, sia il pavimento che poi le pareti laterali. Ci sono delle crepe lungo la navata laterale, poi anche gli intonaci veramente stanno piano piano stanno venendo giù, e chiaramente è un tipo di lavoro fatto 40 anni fa. Adesso sicuramente ci sono tecniche nuove, migliori, per permettere, ecco, di creare una situazione un po' più stabile anche per quello che è il monumento di San Francesco, che comunque poi diventa sempre una meta dei turisti, direi una delle prime mete, perché comunque almeno quello che è rimasto, perché certamente ci sono sparse tante altre altre parti dove magari vuoi un ristorante, vuoi un altro ristorante, hanno all'interno delle vecchie parti del convento, di quello che era nel 1300 il convento. Però almeno quello che rimane, credo che sia utile e importante riuscire a salvaguardarlo. C'è anche un capitello che già era stato segnalato da parecchio tempo nella sala del campanile, che ha un problema e si sta sgretolando continuamente. E quindi svanisce quello che è la storia. Esatto, quindi corriamo il rischio di perderlo proprio. Bene, Padre Paolo, la ringraziamo. E ci ritroveremo magari più avanti, sperando che questo tra virgolette appello venga accolto da chi di dovere, perché questo sito monumentale ha necessità veramente di essere risistemato e se certo, non altro certo. Di avere una manutenzione anche importante, proprio perché è un simbolo di questa città. Esatto, simbolo della città, e molto probabilmente bisognerebbe prenderne atto di questo e soprattutto salvaguardandolo, permettere poi anche a tutti i turisti, anche quando vengono, cioè il fatto di respirare. Poi quando vedi l'ambiente, entri dentro, un po' sì, vedi le pietre, però poi respiri anche quella che è spiritualità, quello che è anche città, direi, proprio perché parla anche della città di Alghero, quindi diventa significativo questo luogo per noi, per i frati, e poi anche per la città. Grazie Padre Paolo. Grazie a te. Grazie. Grazie. Il futuro è sapere come la mobilità sta cambiando e avere auto che guidano da sole per rendere le strade più sicure. Impareremo a condividerle sempre di più per risparmiare tempo e ridurre l'inquinamento del traffico. Auto sempre più tecnologiche che utilizzano energie nuove e alternative insieme a nuovi modi per muoverci ogni giorno. Noi di ACI ci impegniamo da più di 100 anni per accompagnare e aiutare chi sta già guidando e chi lo sta ancora sognando. L'azienda che ho scelto per i miei infissi e serramenti è Itabita. Ho immaginato la mia casa e insieme ai tecnici l'ho progettata e condivisa. Itabita. Immagina, condividi e vivi. San Giuliano, orgoglio di Sardegna.
Pietro Alfonso, siamo passati dal museo cittadino al museo del Corallo. Pietro Alfonso, responsabile del settore cultura del comune di Alghero, soprattutto dei musei. Parliamo del Museo del Corallo. Il Museo del Corallo, come museo pubblico, è il primo che nasce ad Alghero. Nasce, diciamo, in senso assoluto per primo il Museo Diocesano, ma ovviamente è una proprietà privata in quanto della diocesi. Quindi bisogna riconoscere e dare al Museo del Corallo il primato di essere stato il primo museo pubblico aperto ad Alghero. E questo, come dire, è un dato storico. Seguirà qualche anno dopo il Museo Archeologico. Sono ovviamente entrambi importanti. Il Museo del Corallo, come dice il nome, espone un po' quello che è, come dire, un prodotto quasi, come dire, identitario, anzi direi togliendo il quasi, della nostra città e della nostra cultura, tant'è vero che la nostra splendida costa si chiama appunto Riviera del Corallo, e qui uno può trovare la storia di questo eccezionale prodotto della natura, che attraverso lavorazione, attraverso una storia davvero millenaria, qui, diciamo, il turista, ma anche i nostri concittadini che volessero conoscere un po' quello che è questo prodotto così fantastico e prezioso, ecco, lo può trovare qui nel Museo del Corallo. Ecco, poi Museo del Corallo nella Villa Costantino, una zona centrale, quindi visitabile quando? È visitabile praticamente, diciamo, tutti i giorni in fasce orarie diverse, ma la cosa importante è che, come appunto hai detto bene, il Museo del Corallo è all'interno della Villa Costantino, quindi di per sé è un monumento storico. Siamo all'interno di una delle ville Liberty, che ha contrassegnato un periodo di sviluppo dell'architettura qui ad Alghero agli inizi del Novecento. Sostanzialmente quelle che noi più conosciamo sono quelle lungomare, ecco, però anche Villa Costantino è una villa Liberty di quel periodo fantastico di inizio Novecento, quindi è anche l'unica peraltro visitabile al pubblico di questa tipologia dell'architettura di inizio del secolo scorso. Per cui chi volesse avere anche conoscenza di come è strutturata una Villa Liberty può con un semplice gesto visitare il museo, ma visitare anche la villa. Ecco, il Museo del Corallo, che insomma non è da tantissimi anni, non ha tantissimi anni di vita, ma comunque è già ricco di visitatori e di attenzioni. Con le teche, cosa contengono di tanto prezioso? Perché ci sono diverse teche che hanno delle opere bellissime. Le teche contengono sicuramente dei prodotti eccezionali che sono frutto dei nostri orafi. E parlo ovviamente di orafi che hanno vissuto appunto ad Alghero e qualcuno continua ovviamente ancora ad operare, non solo degli orafi ma anche dei lavori fatti dagli studenti, cioè da coloro che hanno frequentato negli anni l'istituto d'arte, ora liceo artistico, e che quindi nell'ambito delle loro attività dovevano sviluppare appunto degli oggetti, quindi di fatto dei gioielli, di cui buona parte sono qui esposti al Museo del Corallo grazie appunto alla collaborazione del liceo artistico. Ecco, quindi c'è la possibilità anche da parte di altre persone che volessero eventualmente portare degli oggetti da esporre in queste teche, di parlare con voi e di poter... Questo sì, è vero. Questo che dice è importante, perché davvero chi volesse, ma questo vale anche per il Museo Archeologico, chi davvero volesse, come dire, rendere fruibile a tutta la comunità degli oggetti che possono essere magari di corallo o dei reperti che magari uno si trova perché è eredità di famiglia e volesse in qualche modo rendere partecipi a tutta la comunità cittadina, ma direi universale, può certamente, come dire, contattare i nostri uffici e volendo può, come dire, fare una donazione oppure un comodato d'uso. Ci sono diverse soluzioni, perché appunto certi prodotti diciamo, elaborati dall'uomo possono essere resi visibili e portati a conoscenza di tutti. Quindi questo museo è sempre, diciamo, in evoluzione, come l'altro, che esatto, può arricchirsi di tante altre opere e di tante altre significative elaborazioni di artigiani che comunque stanno qui in città. Esatto.
Poi col famoso logo del corallo Rubrum di Alghero, ecco, questo è importante. È importante perché è chiaro, poi negli anni, come dire, ci sono state, c'è l'evoluzione, no, commerciale, di mercato, per cui a un certo punto è stato necessario anche difendere un po' quello che è l'originalità, diciamo, il fatto di un prodotto che nasce nel nostro territorio e con certe qualità. E questo è stato un modo per difendere soprattutto i lavori del nostro artigianato. Sono musei giustamente in evoluzione, nel senso che il compito del museo è di fatto diffondere la conoscenza, e la conoscenza chiaramente non ha limiti, può evolversi, continuare, e il compito del museo è essere a disposizione di tutti, accogliere semplicemente per diffondere conoscenza e cultura, questo è il compito. Ecco, diciamo, nella costruzione di questo museo, qual è stata la parte più difficile o è quella poi più importante? Allora, i musei nascono attraverso un processo abbastanza lungo che deriva intanto dal recupero, dal reperire le risorse finanziarie. Devo dire che c'è stato, ormai sto parlando di 10 anni fa e passa, c'è stata una collaborazione con gli stessi colleghi dell'Ufficio Cultura, cito per tutti Giuseppe Calareso, che in qualche modo ha coordinato un po' tutte le attività che hanno poi condotto alla realizzazione del museo, nel senso che da un lato risorse umane, dall'altro risorse finanziarie importanti per arrivare a centrare questi obiettivi. Ma l'importante è aver chiaro l'obiettivo. L'obiettivo era realizzare ad Alghero colmare due lacune importanti. Uno, che testimoniasse quello che è la tradizione, ripeto, identitaria di questa città del corallo, dall'altro l'enorme patrimonio culturale e storico che questo territorio, questa città fortunata da questo punto di vista, aveva a disposizione. E magari sparso, no, nei vari depositi delle soprintendenze e di altri, certo, musei. Quello che abbiamo fatto è stato in qualche modo dare dignità al nostro patrimonio culturale, a partire dalla preistoria, di fatto fino ai giorni nostri. Quindi, diciamo, una costruzione importante, diciamo, anche del tessuto storico nostro. Non c'è dubbio. Perché il marchio della città di Alghero, il logo della città di Alghero, lo stemma della città di Alghero è rappresentato dalle barre giallo-rosse e in più con sotto il corallo. Il corallo. Beh, direi il fatto che il corallo sia presente appunto nel logo che rappresenta, no, la nostra città è significativo di come questo prodotto della natura abbia in qualche modo contrassegnato la nostra storia. Storia del corallo che ovviamente non è che si focalizza solo e esclusivamente nel periodo medievale, in realtà noi abbiamo già testimonianze nei nostri siti archeologici, sia di età nuragica che di età romana, della presenza del corallo, quindi era un prodotto che veniva cercato sicuramente a minori profondità rispetto ad oggi, certo, e veniva lavorato. È certo che poi nel Medioevo, come dire, assume una rilevanza eccezionale, per cui qui ad Alghero, sia come dire come marineria locale, ma anche quella che poi proverrà da altre parti, che in qualche modo contrassegnerà la nostra storia. Tutt'oggi noi abbiamo, no, discendenti di questa marineria venuta soprattutto magari dalla Campania, dal Sud Lazio, e che in qualche modo ha contribuito a dare il volto di questa città. Infatti, nell'archivio storico ci sono delle testimonianze scritte, esatto, di questi passaggi importanti, del peso del corallo, di come funzionava lo scambio. Non c'è dubbio, stiamo parlando quindi di un elemento che ha dall'antichità ha un valore prezioso, da un punto di vista anche mitologico, come dire, il corallo ha quella sua particolarità legata, come dire, simbolicamente al culto della vita, della rinascita, soprattutto dovuto al fatto del colore rosso, quindi il sangue, anche come portafortuna. Quindi un valore magico, apotropaico, perché porta fortuna in modo particolare i bimbi. Abbiamo statuette nel Museo Diocesano, ad esempio, del bambino Gesù, che viene ricoperto di fatto con elementi preziosi di corallo e oro. Quindi è un prodotto eccezionale che merita di essere conosciuto non soltanto per il suo aspetto, come dire, esteriore di gioiello, ma proprio per la sua storia. E poi la nostra storia, la storia di Alghero.
Pietro, per concludere questa chiacchierata interessante, bella, avremo occasione di farne delle altre, ci auguriamo. Ecco, come viene collocato all'interno di tutti i musei della città questo del corallo? Nel senso, in come importanza, come... Da un punto di vista scientifico direi che, come dire, l'importanza non ce n'è, come dire, un più importante di più uno dell'altro. I musei quello che fanno è, come ho detto prima, divulgare conoscenza. E la conoscenza è appunto conoscere la nostra storia, presentarla magari agli altri. Di conseguenza non è che possiamo fare una classifica. Ma classifica, quello sono c'è. Musei diversi, tutti importanti. Ed è importante in ogni caso averli realizzati, questo è il significato. Poi, come dire, sta a noi cercare di, in qualche modo di invitare, invogliare gli altri a venire a visitare i nostri e di arricchirli, come ma abbiamo detto è prima. Un'altra storia. Grazie Pietro. Grazie a voi. San Giuliano, orgoglio di Sardegna. L'arte di preparare dolci è molto più che saper eseguire ricette alla perfezione. È un vero e proprio gesto d'amore. Delicious. Lunch bar, ristorante, pizzeria, panetteria, pasticceria. L'azienda che ho scelto per i miei infissi e serramenti è Itabita. Ho immaginato la mia casa e insieme ai tecnici l'ho progettata e condivisa. Itabita, immagina, condividi e vivi. C'è stata un'epoca della nostra storia in cui la bronzatura era associata al lavoro contadino e alla povertà. Il pallore invece era simbolo di bellezza e nobiltà. Una delle mode attuali è la bronzatura, come dimostrata dalla diffusione dei solarium che permettono di abbronzarsi anche fuori stagione. Ma questa tendenza alla bronzatura talora può sfociare anche in patologia. Una delle patologie nuove è la cosiddetta tanoressia o sindrome compulsiva del sole, che colpirebbe le donne tra i 25 e i 55 anni. Queste persone si sentono bene solo se vedono il loro corpo abbronzarsi rapidamente senza porsi problemi dei danni che esso causa, soprattutto quindi un forte invecchiamento e tumori cutanei. La luce del sole è composta dalle radiazioni elettromagnetiche, ma solo una piccola parte di queste radiazioni raggiunge la Terra perché viene assorbita dall'atmosfera. E i raggi che raggiungono la Terra a noi interessano i raggi ultravioletti, ultravioletti A e ultravioletti B, che rappresentano il 10%. Poi di questo 10%, ben il 95% sono gli UVA e il 5% sono gli UVB. Quali sono le differenze? Gli UVB vengono bloccati dal vetro, danno l'eritema e quindi possono causare la fastidiosissima scottatura, ma dopo 3-4 giorni di esposizione solare danno vita alla bronzatura. Gli UVA invece non vengono bloccati dal vetro, danno una abbronzatura transitoria, che così come appare rapidamente, tanto rapidamente scompare. Su questi raggi c'è una cattiva informazione, perché spesso i B vengono considerati più nocivi rispetto agli A, invece tutto dipende dalla quantità di raggi che si riceve. Quali sono gli effetti? Quindi gli effetti positivi sono rappresentati
sintesi di vitamina D e da un effetto antidepressivo. Gli effetti negativi invece sono rappresentati dal forte invecchiamento e dai tumori cutanei. La cute si difende dall'esposizione solare mediante la melanina e quindi con la produzione di melanina che determina la bronzatura e con un ispessimento dello strato corneo, che è lo strato più superficiale dell'epidermide, che raddoppia il suo spessore e questo favorisce la riflessione e l'assorbimento dei raggi solari. Ma esistono anche delle sostanze, cosiddetti filtri, che applicati sulla pelle ci proteggono in maniera più o meno evidente. Si distinguono i filtri cosiddetti chimici e quelli fisici, che sono rappresentati da delle paste che sono piuttosto fastidiose da applicare. Il fattore di protezione, che è quel numero che noi leggiamo nella confezione, si riferisce agli UVB, mentre per quanto riguarda gli UVA il calcolo è un pochettino più complicato. Più è alto il numero, maggiore è la protezione. Nell'uso pratico però la protezione ricevuta può essere diversa da quella promessa dall'etichetta. Questo perché difficilmente applichiamo sulla cute la stessa quantità di prodotto che viene applicata in laboratorio. Normalmente in laboratorio viene applicato 2 mg centimetro quadro, quindi siccome la nostra pelle è circa 2 metri quadri dovremmo applicare 40 grammi di prodotto ogni volta, cosa che difficilmente facciamo. Inoltre la protezione deve essere ripetuta periodicamente, circa ogni 2 ore e subito dopo un bagno o una sudorazione profusa. Ma qual è il compito, il principio del fattore di protezione? L'uso del filtro solare non deve essere utilizzato per allungare i tempi di esposizione, ma per proteggere la nostra pelle durante la normale esposizione solare. Anche in Sardegna, in tutte le province. Supermercati Vivo, vicini alla gente e Vivo Mio, la bottega del fresco. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Tu sei simile a un clown. Felice soprattutto a testa in giù. Piedi alle stelle, un craneo lunare, le branchie come un pesce. Un sensato pollice verso allo stile del dodo, avviluppato su di te come un racchetto, esploratore del tuo buio come i gufi, muto come una rapa dal 4 di luglio al 1 aprile. Oh pallina che cresci, mia pagnottella! Vago come la nebbia e atteso come la posta. Più lontano dell'Australia, Atlante, curvo, nostro gamberetto viaggiatore. Rannicchiato come un bocciolo e a tuo agio come uno spratto nel vasetto. Nassa di anguille tutta fremiti, salterino come un fagiolo messicano, giusto come un'addizione ben fatta, foglio pulito con su la tua faccia. Silvia Plath.